Del vincolo sociale
e del bene comune è la sola strada praticabile per recuperare non solo coraggio e chiarezza sul fronte della solidarietà, ma anche la possibilità di uscire dalle secche asfittiche di una politica che perde ogni giorno di più le sue ragioni. Ogni capacità di dono ci ricorda infine San Paolo ha un'unica soggetto, Dio, che è la pienezza di tutti i doni e il datore di ogni grazia. Il dono che noi facciamo è come un prolungamento del dono che ci è stato fatto. Donare non ci priva di nulla di proprio. E questo perché la soggetto del dono non è il noi. Questo soggetto è un soggetto inesauribile. Noi cresciamo proprio nel momento in cui ci spogliamo di qualcosa che ci è solo affidato per essere condiviso, perché noi siamo qualcuno solo in quanto siamo in relazione con gli altri. Tutto questo trovato in San Lorenzo è una forma esemplare di accoglienza e attenzione. Quando al persecutore che ti chiedeva di consegnare i tesori della Chiesa di Roma, egli condusse i poveri, il nostro santo mostrò concretamente che i beni ci sono affidati perché serviamo per i miei con chi ha ragione di soldi, e che ciò che ci arricchisce è proprio ciò che ci fa crescere nella fraternità, allargando le nostre relazioni. Le ricchezze non sono i beni che possediamo, ma i fratelli che incontriamo, perché ciò che arricchisce non sono le cose, ma l'incontro. Per questo Papa Francesco non si stanca di ripeterci che nei confronti delle migrazioni non basta la accoglienza e la protezione, ma occorre anche la promozione e l'integrazione. E occorre riconoscere che se tanta attenzione sociale oggi avvolge il fenomeno migratorio nel nostro paese è perché poco si è fatto in passato e ancor meno si continua a fare per promuovere e integrare. Su questo fronte, a tutti i livelli, mondiale, europeo, nazionale, manca la consapevolezza che il fenomeno migratorio non è un'emergenza, bensì un fattore strutturale del cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, qualcosa di più che richiederebbe un progetto che coinvolga tutti, terre di partenza e arrivo, paesi poveri e ricchi. Ogni soluzione di puro contenimento è incapace di rispondere al fenomeno. Ed è essa stessa causa di ulteriori disagi, turbamenti e conflitti. La testimonianza di carità di San Lorenzo sfocia nel martirio. Non vi giunge per caso, quasi come un incidente di percorso, ma come naturale conseguenza di un orientamento di tutta l'esistenza illuminato dalle parole di Gesù, quelle che abbiamo ascoltato nel solo accettando di perdere con Gesù la nostra vita, potremo aprire quell'orizzonte di risurrezione che se si schiuderà pienamente alla fine dei nostri giorni, fin d'ora illumina la vita facendola nuova, cioè capace di amare per tutti. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. La fede in Gesù e il suo Vangelo sorregge il martire nelle sofferenze, che il testo del libro del Siracide ha delineato in forme che evocano le modalità del martire di San Lorenzo, parlandoci di soffocamento di una fiamma avvolgente. Ma non meno minaccioso per il saggio di Israele il colpo di una lingua
che l'opposizione al Vangelo prenda le forme del martirio cruente, quelle che minacciano ancora oggi tanti cristiani, a cui va il nostro fratello pensiero in questo momento e per i quali si innalza la nostra preghiera, ovvero prendano le forme della delegittimazione nella cuore della comunicazione pubblica. Ciò che conta è restare fedeli al Signore e al Vangelo, perché solo la sua benedizione e non il consenso di una maggioranza o anche solo di qualcuno è ciò che giudica la nostra vita. Se uno serve me, dice Gesù, è il Padre che lo onorerà. Sia con voi. Dio, nostro Padre, che ci riuniti per celebrare oggi la festa del nostro patrono San Lorenzo, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Manifestati in San Lorenzo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi rendo autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in San Lorenzo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre.
padre e tuo figlio, cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali al servizio della parrocchia di San Lorenzo e rendi il punto di riferimento e di incontro tra vicini e lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Arriva in noi il Padre, di quest'anno benedetta, attenzione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, di pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Santo, lo Spirito Santo. Amen. Sono venuto via subito stasera. Bravo, bravo, fai bravo canonico.